Oggi ragazzi andremo a vedere le nuove mappe e le nuove skin speciali dei Rabbids nel nuovo aggiornamento 0.50 su Stumble Guys. Esatto ragazzi, perché pronti via è uscito già un nuovo aggiornamento. E questo nuovo aggiornamento contiene ben 3 nuove mappe e tantissime skin speciali dei Rabbids. Infatti ragazzi oggi andremo a vedere le nuove skin e andremo a provare le nuove mappe in anteprima. Mi raccomando, se siete pronti per vedere queste nuove mappe in anteprima e queste nuove skin, iscrivetevi tutti al canale attivando la campanella per non perdere i prossimi video come questi. Lasciate tutti un bel mi piace a questo video. Vi ricordo come sempre di seguirmi su Instagram, mi chiamo SpeziaYT, per rimanere aggiornati su tutte le novità, su quando esco nuovi video, nuove live e nuovi aggiornamenti di Stumble Guys. Chi mi segue avrà più fortuna a vincere le partite su Stumble Guys. Ma ragazzi, in questo aggiornamento ci sono veramente delle nuove mappe incredibili, perché se le mappe che sono uscite adesso, ad esempio la Stumble Cove, la mappa Aliena e la Block Dash Endless erano belle, queste qua ragazzi sono ancora più belle. Al dire il vero ci sono due mappe che ci sono già nel gioco, però sono leggermente modificate, e c'è una nuova mappa ragazzi che è bellissima, mai visto una mappa più bella di queste. E a livello di questa mappa aliena, la nuova mappa che dovrà uscire, veramente bella. Ovviamente per vedere tutte queste nuove skin e nuove mappe in anteprima bisogna vincere questa partita, quindi ragazzi concentriamoci per questi round perché bisogna assolutamente asfaltare i nostri avversari. Ma ragazzi siamo già alla fine, ovviamente siamo primi. Vai, andiamoci a qualificare in questa partita. Non vedo l'ora di provare queste nuove mappe e queste nuove skin dei Rabbids. Come nello scorso aggiornamento credo ragazzi che uscirà un evento dove bisogna raccogliere sempre questi ostura lavandini o un altro oggetto per poi sbloccare gratuitamente le nuove skin. Non so se usciranno tutte insieme, quindi se usciranno le mappe e le skin insieme, oppure solo le mappe, oppure solo le skin, ragazzi lo vedremo. Seguite sempre il canale perché ogni aggiornamento ve lo porterò in anteprima mondiale. Ma adesso ragazzi siamo nella Cannon Climb e bisogna assolutamente fare tutti i trick giusti partendo da questo. Vai, let's go. Ormai è una passeggiata vincere queste partite. Ciao ciao bella Petta, ti vuoi andare a vincere la partita? Beccati questo cazzotto Petta e vado a vincere io la partita. Let's go. Andiamo a vedere le nuove skin e le nuove mappe. Eccoci qua nell'armadietto, siete pronti per vedere le nuove skin dei Rabbids? Quindi ragazzi, dopo questo aggiornamento ci saranno un bordello di skin dei Rabbids e in totale ben 2 skin speciali dei Rabbids. Incredibile. Ma la prima skin dei Rabbids è questa qui, Royal Rabbid. Guardate quanto è bello ragazzi, è praticamente un coniglio re con lo sturaccessi tutto d'oro in mano. Già questa skin ragazzi è veramente assurda, bellissima ragazzi, bellissima. Cioè io i Rabbids ragazzi li adoro. Poi abbiamo Luciador Rabbids, anche questa skin, ma quanto è bella. È praticamente ragazzi un lottatore di Rabbit, cioè è bellissimo ragazzi, non si può descrivere in altro modo, è stupendo. Le scorse skin di Rabbids erano bellissime, queste regalo sono ancora di più, cioè che vi devo dire. Poi dopo daremo un voto generale a tutte le skin, ma veramente belle ragazzi. Cioè appena escono queste skin io tryhardo nell'evento per sbloccarle tutte quante, perché sono bellissime, come ho già fatto nello scorso evento. Poi abbiamo il Rabbit Pirata, e anche questa skin raga è spettacolare. Guardate in tutta la sua bellezza quanto è bello con i due dentoni davanti, proprio ignorante questa skin raga, sono bellissime, cioè io le adoro. Ma ragazzi se andiamo avanti troviamo Red Skeleton Rabbit. C'è già una skin molto simile a questa di Halloween, però dai, non è male. Tra tutte le skin, ovviamente questa qua è la più brutta, però ragazzi, è sempre un bellissimo Rabbit. Ma poi ragazzi, se andiamo tra le skin speciali, eccolo qui, Diamond Rabbit. Guardate ragazzi, questo coniglio quanto luccica. Sta skin, raga, è bellissima, cioè è stupenda, guardatela quanto è bella. Voto da 1 a 10 per queste nuove skin Rabbits. Io ragazzi, sinceramente, gli do un bel 9 e mezzo. Non li do 10, uno perché la skin quella colorata non mi piace tantissimo. Se anche quella skin era bella, allora ragazzi era veramente una meraviglia, gli avrei dato 10. E poi secondo me per la skin speciale potevano anche fare un po' di più, potevano fare un coniglio un po' più particolare. E se andiamo avanti ci sono anche delle nuove emote, cioè questi qui, dei fuochi d'artificio. Bellissima questa emote. E ragazzi ci sono anche le nuove mappe. La prima è Shargx, bellissima ragazzi. Come vediamo dall'immagine possiamo vedere degli stumblers che volano. Vabbè raga, tutto nella norma. Ci sono delle esplosioni, ma guardate ragazzi,
c'è uno squalo che sbuca dall'acqua. Quindi Stumble Guys, ci stai dicendo che ci saranno tipo dei nuovi ostacoli, degli squali che spuntano e magari ti mangiano? Sembra veramente molto carina, raga. Preparatevi perché dopo andremo a provare tutte le nuove mappe. Poi ragazzi, andando avanti troviamo Elimination Base. Praticamente sarebbe la mappa dei nerf, però dovrebbe essere leggermente modificata. Ad esempio vince chi ha più kill. E invece nell'altra mappa Blaster Base non ci sono il contatore di kill e non c'è il tempo. Sinceramente sono due mappe totalmente uguali. Cioè basta che facevano la Blaster Base con il contatore delle kill e tutta completa, non fare due mappe diverse. E infine c'è la mappa leggendaria super ultra mega bella Burrito Bonanza. Ma guardate questa mappa, regà, è bellissima. Io mi sono già fatto un piccolo spoiler e vi dico, regà, che è assurda. Già dal nome potete capire, vi faccio un piccolo spoiler, ci sono dei burrito che rotolano. Ma guardate il video dall'inizio fino alla fine, perché adesso andiamo a provare le nuove mappe di questo nuovo super mega bellissimo aggiornamento. Ma che fai, te ne privi di fare un po' di giri illimitati di questi nuovi conigli? Andiamo ragazzi con la nuova skin, subito troviamo Royal Rabbit. Ragazzi, voglio trovare la skin speciale, non i footsteps. Ma che sono questi footsteps? Dammi la bella skin speciale, attenzione, nuova skin leggendaria. Ma andiamo ragazzi con altri giri, perché devo assolutamente trovare la nuova skin speciale. Dai, dacci le due skin che ci mancano. Ed eccola qua ragazzi, l'ho chiamata Pirate Rabbit. E attenzione, questa qua me la sento ragazzi, sarà una skin speciale. Ti prego, fermati, sì. Nuova skin speciale, Diamond Rabbit. Let's go. Andiamo ragazzi con la prima mappa della bombardamento, però leggermente diversa ragazzi. Attenzione, guardatela. Ci sono delle bombe che esplodono, credo. Andiamo ragazzi immediatamente a provare. E sì che esplodono, spaccano anche i blocchi. Sopra questi barili cosa succede? Affondano ragazzi, però poi risalgono. Quindi bisogna stare molto attenti. Sono dei posti ragazzi dove non si può stare tutto il tempo, quindi dove tipo ci si può salvare, però poi bisogna spostarsi subito. Poi ragazzi sono questi barili singoli, credo che sia la stessa cosa. Infatti ragazzi affondano anche loro proprio lentamente. Ma ragazzi guardate, la nave sta sparando degli squali che esplodono, incredibile. Guardate ragazzi lo squalo, assurdo raga. Guardate ragazzi lo squalo, incredibile, guardate che bello. Mi sa ragazzi che se ci andiamo sopra faremo una brutta fine. Sono molto malissimo, cavolo. Ma comunque questa mappa ragazzi è molto bella. Ora è uguale alla Bombardment. Magari Stumble Guys poteva fare un'altra mappa simile alla Bombardment, però ragazzi non ad esempio nell'acqua. Poteva fare una nave che andava nella lava, è un esempio. Cioè farla un po' diversa, su, cioè cambiamo un po'. Ci sono molte cose positive, l'importante è che Stumble Guys almeno abbia fatto un aggiornamento. Ma comunque poteva fare molto molto di meglio. Comunque voto da 1 a 10 per questa mappa, io gli do un bel 9. Ma ragazzi eccoci qua nella Blaster Base. Come vedete raga, sopra ci sono scritte le kill e c'è scritta un'altra cosa che non ho la minima idea di cosa sia. La mappa ragazzi è leggermente diversa. Infatti raga il cielo è un po' diverso, raga, guardate quel pianeta. Il cielo è molto bello, devo dire ragazzi, ha un ambiente un po' più di combattimento. Si vede ragazzi quanto siamo posizionati sopra, penso, ah ecco, dalle morti, dalle kill. Quindi in questa mappa quando muori si respawna. Chi fa meno morti e chi fa più kill vince la partita. Molto interessante, molto più bella della Blaster Base normale. Ah no ragazzi, ma questa mappa è molto più bella. Cioè meno male ragazzi che l'hanno aggiornata, perché se no era uno schifo. Mappa uguale ragazzi, però con un po' di aggiornamenti. Molto bella raga, a me questi aggiornamenti che hanno fatto in questa mappa della Blaster Base mi piacciono tantissimo. E adesso ragazzi la nuova mappa Burrito Bonanza. Guardate quanto è bella questa mappa raga, è assurda. Ma iniziamo subito ragazzi, perché questa mappa è incredibile. Andiamo a vedere subito i nuovi ostacoli. Ed eccolo qua il mega burrito, bisogna proteggersi sotto a questi cosi dai burrito che arrivano. Mamma mia ragazzi, cioè questa mappa è un qualcosa di incredibile e bellissima. Poi ci sono questi pezzi di non so cosa, volendo c'era anche la strada alternativa a sinistra, ma io voglio andare qui assolutamente nei pezzi che rotano. Penso siano o patatine o non lo so, ma raga è bellissima questa mappa ragazzi, è stupenda, a me piace tantissimo. Ma attenzione perché ci sono nuovi ostacoli raga, guardate come spruzzano il ketchup. Altri burrito che
che rotano. No, questa mappa, raga, è bellissima. Intanto un nuovo trick, subito, vai. Saliamo sopra il formaggio e qua, raga, c'è subito un trick da fare, cioè salire sopra questo balzer, non in questo modo, in questo modo, e andare sopra questa salsiccia e anche cadere, ovviamente. Andiamo sopra questi pezzi di pane o di formaggio, non lo so. Oddio, c'è un cetriolo, che bello. Poi, ragazzi, andiamo avanti, ci sono altri burrito, altre scatole di ketchup. Cioè, guardate, ragazzi, questa mappa è assurda. Penso sia diventata una delle mie mappe preferite, raga, è bellissima. Veramente assurda questa mappa. Io gli do un voto da 1 a 10, gli do, ragazzi, 13. È bellissima, ci sono nuovi ostacoli, è super divertente, è fantastica, ragazzi. Io non so come descriverla, questa mappa mi piace tantissimo. Fatemi sapere sotto nei commenti i vostri voti, sia delle skin e sia di tutte le mappe. Mi raccomando, raga, perché sono curioso di sapere il vostro giudizio. Va bene, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, ragazzi, se vi piacciono queste nuove mappe, nuove skin e nuovo aggiornamento, iscrivetevi tutti al canale attivando la campanella per non perdere i prossimi video come questi. Lasciate tutti un bel mi piace a questo video. Vi ricordo come sempre di seguirmi su Instagram, mi chiamo SpezzyYT, per rimanere aggiornati su tutte le novità, su quando escono nuovi video, nuove live e su tutte le novità di Stumble Guys. Chi mi segue è un pro. Se non avete niente da fare, da vedere questi altri video. E noi, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi, ciao 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 ciao.